Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Why Meet. Oggi ho il grande piacere di avere nostro ospite Franco Cavallero. Franco è un amico di lungo tempo con il quale abbiamo fatto tantissime e divertenti degustazioni. Franco è un eclettico perché ha un fantastico ristorante ad Asti, dove mi ha iniziato anche seriamente all'assaggio con la testa di Spirits, perché lui produce gin a chilometro zero, perché le botaniche sono praticamente fatte in un terreno di fronte alla sua azienda. Sì, perché Franco, oltre ad avere il Cecchetto, oltre a produrre gin, è anche un ottimo produttore di vino con Cantine Sant'Agata, che è un'azienda nerrocchese, siamo nel Monferrato in Piemonte. Per cui chi meglio di lui potrà accompagnarmi oggi nell'assaggio di questa bottiglia di Chassin Montrachet di Drouhen 2017. Intanto benvenuto Franco e grazie per essere qui con noi. Beh, grazie a te innanzitutto di avermi invitato e darmi la possibilità di assaggiare un vino così importante, perché il Montrachet è decisamente il vino più ambito di tutti i degustatori, essendo una zona molto limitata, la zona molto importante della Francia. Ed allora bando alle ciance ed andiamo a assaggiare questo vino. Si tratta dell'annata 2017, come vi dicevo, Joseph Drouhen, una maison importantissima nella zona. Come sempre vi ricordo, io per esigenze di camera apro la bottiglia da seduto e i miei amici sommelier ovviamente tutte le volte mi sgridano per questo, però devono avere pazienza della nostra apertura da seduti. Un vino sicuramente interessante, come diceva Franco, siamo in una zona incredibile e noi andiamo ad assaggiare oggi questo vino. Va a procedere all'apertura. Il vino ovviamente è stato tenuto alla giusta temperatura attraverso le nostre cantinette di Wine Meat. Come sempre ci accompagna in questo assaggio il bicchiere universale di Archè, disegnato dal carissimo amico Francesco Saverio Russo, con il quale insomma spero presto di poter fare un wine meet con i suoi bicchieri e qualche vino della grandezza di questo Chassin Montrachet e com'è grande questo bicchiere. Vado a versarmi il mio vino, lo passo ai nostri ragazzi che lo passano a Franco, ve lo metto in camera in modo che possiate vedere esattamente la bottiglia con nitidezza, lo passo a Franco e procediamo nell'assaggio. Io intanto vado a dare il mio primo la mia prima olfattazione. Franco, insomma, ovviamente l'abbiamo appena aperto, il vino si deve sicuramente aprire, però già intuiamo una grande, grande eleganza, non credi? Sì, burro minerale, mineralità, centove di fiore, camomilla, bello, gran bel vino. Andiamo ad assaggiare insieme a Franco. In bocca conferma il profumo, l'acidità, è ben stemperata, è ben integrata nel corpo del vino. Nonostante che sia così giovane, comunque già denota una capacità di invecchiamento impressionante e poi un'apertura ai precursori aromatici dello Chardonnay che dà una vera e propria sensazione di freschezza e di fiori gialli importanti. Abbiamo sicuramente aperto una bottiglia molto molto giovane, per cui mi criticheranno per questa cosa qua, ma è anche necessario sicuramente spesso assaggiare vini anche molto giovani per capire come si presentano sul mercato nel momento dell'uscita. A me piace sempre scherzare dicendo che delle bottiglie di vino bisognerebbe comprare magari un terzetto, una per berla subito, una per berla dopo qualche anno, una per berla nel lungo periodo, per capire l'evoluzione di questo grande vino. Questo è sicuramente un grande vino, grande complessità, grande armonia sia olfattiva che al palato, nonostante sia stato appena aperto,
quindi probabilmente tenendo nel bicchiere le complessità olfattive sia dal punto di vista dell'olfattazione sia dal punto di vista del gusto all'interno della nostra bocca, cambieranno e cambieranno sensibilmente. Pietra focaia, ovviamente, molto netta, molto nitida, bella sensazione salina nella bocca che ti accompagna in una grandissima profondità. Io credo, Franco, che siamo di fronte a un vino decisamente che gioca una partita importante, di grande spessore. Spero che fra una ventina di anni ci potremo ritrovare qui su My Meat io e te, assaggiare anche l'evoluzione dell'altra bottiglia che ho messo da parte e che aprirò sicuramente con Franco. Ma io assaggerei anche quelle successive poi. Ci sono. E noi ce le mettiamo lì, ora vediamo se la nostra età ci permetterà di essere così vispi per cogliere tutte le sfumature, ma ce la metteremo tutta. Vi aspettiamo quindi al prossimo My Meat, io ringrazio Franco Cavallero per essere stato nostro ospite oggi e vi aspettiamo al nostro prossimo appuntamento. E come sempre un brindisi a tutti voi.